Virgilio Guidi, il destino della figura Luigi Vettori, un'eredità spezzata. È il titolo della mostra che la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone dedica a due protagonisti del Novecento italiano e che rimarrà aperta fino all'8 marzo. Sentiamo Tino Zava. La luce di Guidi, il colore di Vettori, il destino della figura connota l'artista romano celebrato a 30 anni dalla scomparsa, punto di riferimento per tanti artisti del Novecento italiano e che formò un'intera generazione di pittori. 40 dipinti di grande formato e 7 sculture propongono i diversi cicli incentrati sul rapporto tra figura e spazio che la circonda. Un ben visibile filo conduttore che si snoda attraverso una poetica imperniata su luce, forma e colore, a partire dai primi ritratti, per approdare a soluzioni sempre più audaci e innovative dei grandi cicli pittorici del dopoguerra. Guidi fu maestro, tra gli altri, dei pordenonesi Pizzinato e appunto Vettori, di cui si celebra il centenario della nascita. Natali veneti, pordenonese d'adozione, un'eredità spezzata dalla tragica fine in guerra a soli 28 anni. Occasione questa per aggiornare gli studi sulla sua figura e avviare il restauro conservativo delle opere custodita al Museo Civico di Palazzo Ricchieri, un patrimonio di un centinaio di lavori tra dipinti, disegni, incisioni di questa promessa spezzata dell'arte italiana. A Villa Galvani il ritratto più completo e ricco su Vettori dopo la retrospettiva di 40 anni fa. Natura e morte, delicati paesaggi, ritratti femminili riportano ad un quotidiano intriso di malinconica poesia.